bottoms up. Amici esploratori, buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono mezzo zoppetto, ma probabilmente avete visto nel video precedente cosa era successo, e mi trovo a San Felice Circeo. Oggi per... aspetta, cosa molto importante. C'è di nuovo con me Romina. Ciao. E adesso non mancare. E adesso scoprirete il perché c'è anche Romina venuta a venire a tutti i costi. Oggi voi probabilmente conoscete San Felice Circeo, per chi non lo sa, provincia di Latina, nel Lazio. E per questo, per il porto alle mie spalle, per quest'altra cosa, per esempio, anche per questo. Però oggi vi faccio vedere un San Felice che magari ai più è sconosciuto, ovvero andiamo in barca, perché il mio amico mi ha gentilmente ospitato nella sua barca, che adesso tra poco sta ancora arrivando, e vedremo tutta quanta la montagna lato mare, quindi alcune grotte, alcune torri che sono accessibili soltanto via barca o comunque via mare. Però nel frattempo che aspettiamo Umberto, caffettino tattico e si comincia. Si accettano scommesse. Tra io e Romina chi casca in acqua? Sì? Vai Romy, tocca prima a te. Sì? Ok, vai, ci proviamo. Ah sì, dai. Io tanto, aspetta, mi tolgo le ciabatte. Allora amici, siamo arrivati in realtà nel secondo punto di interesse, perché prima c'è un'altra grotta che vi farò vedere dopo. Questa è Grotta dell'Impiccato, vediamo se capite perché. L'ho chiesto pure io, non è che sono intelligente, l'ho chiesto pure io, poi ho visto da un'occhiata e Umberto mi diceva del fatto di quella roccia che pende dall'alto. Ragazzi, questa alle mie spalle dovrebbe essere la grotta della Maga Circe, dove insomma la leggenda narra che questa è la grotta dove lei faceva i suoi esperimenti, no? Avete visto anche i suoi incantesimi, avete visto anche nei vari film che tutti quanti conosciamo, di Ulisse e via dicendo. Questa qua è la... Allora amici, con Torre Cervia alle spalle, vi racconto un pochino la storia di queste torri. La prima torre edificata qui nel promontorio di San Felice Circeo è Torre Figo nel 1562,
che è insieme a Torre Balaust la prima delle quattro torri gemelle, insieme appunto a Torre Cervia e Torre Moresca, volute da all'epoca Papa Paolo IV per difendere dagli attacchi dei saraceni, quindi per difendere la costa dei sanfeliciani dagli attacchi dei saraceni. Nel tempo queste torri hanno subito varie trasformazioni, addirittura sono state buttate giù per un inganno degli inglesi, quindi con un inganno all'epoca le fecero saltare in aria, ma Papa Paolo VII le fece ricostruire. Pensate voi, quindi voi, tutta questa storia fantastica, no? Attacchi ai saraceni, Paolo IV e Paolo VII che le fecero ricostruire, un sacco di storia, però vi dico questa piccola aneddoto che fa troppo ridere. Cioè, invece Torre Fico, indovinate un pochino perché prende questo nome? Scrivetelo nei commenti, vediamo se ovviamente non andate su Wikipedia a cercarlo, eh. Però pensate un po', proprio perché quella parte del promontorio è ricca appunto del fico d'India, di questa pianta, e si chiama Torre Fico per questo motivo. Quindi immaginate un sacco di storia, ma prende il nome, no? Da una pianta del posto. Poteva chiamarsi, che ne so, la torre contro i saraceni, torre di qua, torre di là, un nome così. E vabbè. Invece questa alle mie spalle, che vedete con delle persone, non so se quanto riuscite a vedere da qui, magari poi vi faccio uno zoom, è Grotta delle Capre. Si chiama così perché probabilmente i pastori all'epoca mandavano le capre in quell'insenatura, almeno così dice Wikipedia, quindi io non ho studiato più di tanto. È arrivato il momento del bagnetto e Umberto testerà l'acqua per noi. Vai, vai, vai. 1, 2, 3. Eccolo. Io mi devo ricordare di stare con gli occhi chiusi, se no niente a contatto vanno a quel paese. Com'è l'acqua, Umbe? È calda. E le ultime parole famose. Vai, Romy, adesso tocca a te. No. Vai. Vado? Vai. Illumina la bocca della verità, se vediamo se è calda davvero. Vai, Romy. Com'è? È calda, adesso tocca a me. Vado, mi lancio? Vai. Chiudi gli occhi. Eccoci qua. Allora, l'acqua è da paura, quindi effettivamente calda. Ma dove pure lì? E quindi eccoci qua. Ragazzi, io da questo momento di creativo vi saluto, vi saluta Romina, vi saluta Umberto, ciao, che è laggiù in fondo. Ciao. Mi raccomando, come sempre, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace, commentate questo video se anche voi avete avuto questa esperienza e sicuramente ci vediamo al prossimo video. Ciao! To hold, I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and lead me to tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on the wave.